l'esperienza della malattia e l'esperienza del dolore. Come l'ho vissuta? Intanto devo dire che una prima avvisaglia impegnativa in ordine proprio a questa malattia io l'avevo avuto già anni precedenti, quando sono stato operato all'intestino. E poi adesso è arrivato questa. Questa è veramente impegnativa perché non è guaribile. È una malattia che non è guaribile, è una malattia progressiva che si cerca di contenerla in quelli che sono le sue manifestazioni. Contenerla non è facile perché quando non si è attenti, ad esempio, il male alle ossa immediatamente ti prende, no? E ti blocca. Ecco, la malattia, il dolore. Qui io ho dovuto fare i conti con questa realtà perché la mia vita era piena. Anche adesso, se uno mi guarda, dice, ma alla fine dei conti tu stai ancora bene, no? Le lavori, cammini, fai. È notevolmente impegnativa perché l'avere il tumore che intacca e lavora sulle ossa, questo ti fa pensare su che cosa? Su quello intanto che è la condizione nostra di persone fragili, di persone che sperimentano, direi, momento per momento quello che è la fragilità che abbiamo e anche quello che è la condizione di tutti, vuol dire la condizione di tutti. E per cui non è che mi lamento, ecco, qualche volta sì, però alla fine diventa una forma di evangelizzazione, cioè il mostrare anche senza ostentazione quelli che sono i limiti, le fragilità e il vivere questo in mezzo alla tua comunità e diventa una fonte di evangelizzazione. Io quando vado in ospedale ci vado spesso perché devo fare le verifiche, devono fare i prelievi, è un giro continuo. Devo dire che lì si è creato ad esempio un'attenzione molto bella, molto, molto e anche fraterna tra di noi, tra persone che hanno questo tipo o malattie simili e che trovano la presenza del prete, veramente la cercano, come una presenza in qualche maniera che sia di incoraggiamento, no? Nel vivere la fede e che sia una presenza che porta anche serenità alla speranza cristiana. Devo dire che ogni volta che vado su in ospedale per me non è che mi disturba, sono contento di salutare questo, quello, e è un momento anche vivo, molto bello. E poi l'altro elemento che metterei in evidenza è che la comunità parrocchiale, la nostra stessa casa, in qualche maniera, pur con tutti l'esigenza di assestarci, di essere attenti, eccetera, in qualche maniera viene educata a condividere la condizione, no, di coloro che sono malati. E qui vorrei dire che quando vengono a trovarmi, fondamentalmente mi portano una testimonianza di fede. Cioè loro non vengono sì, dentro di un clima, come va, come non va, però l'atteggiamento di fondo è il richiamare me e richiamare loro stessi a ritrovare il volto di nostro Signore, perché alla fine dei conti andiamo incontro a Lui. E questo è un fatto che la comunità cristiana vive. Io vedo che qui lo sta vivendo. C'è anche tutto un giro di amici, di persone che fanno un cammino di fede. Assieme a loro, ad esempio, ci vediamo settimanalmente per fare la lezione divina. E assieme a loro viviamo l'Eucaristia ogni giorno, no? Qua nella chiesa, che è qui proprio sotto. E tutto questo porta la condizione della malattia, della fragilità, ad essere vissuta nella semplicità. E proprio da parte di tutti noi. Ecco,
Nel dire questo dico, allora è una presenza che ancora evangelizza? Sì, è una presenza capace di evangelizzare. Un malato, come posso essere io dopo la responsabilità diventa mia, è chiamato a evangelizzare. Viene evangelizzato, ma contemporaneamente evangelizza. E nell'evangelizzazione, diciamo proprio una nota molto semplice, vuol dire che noi portiamo il mistero di quello che è il dolore, la passione, la condivisione profonda che Gesù ha con l'uomo, compresa la sua dinamica, la sua dimensione, che è quella della fragilità, che è quella del dolore. Diciamola anche tutta, che è quella della morte.